cos'è che manca alla Juve per convincere davvero? Si può anche rispondere niente, ha vinto 8 volte, 2 pareggiate in 10 partite, si può anche tacere. Ma è altrettanto chiaro che c'è nell'aria una sensazione di fatica, di poca utilità. 7 volte su 8 ha vinto con un solo gol di scarto. Contro Verona e Genoa hanno deciso i rigori di Ronaldo. Contro Napoli e Brescia gli autogol di Koulibaly e Cancelo. La Juve non gioca quasi mai male, ma raramente è dentro la partita quanto servirebbe. Ci sono molte leggerezze, più volte Sarri ha parlato di superficialità. Sono pochi i giocatori che si dimostrano in forma, Dybala, Bonucci, Cuadrado, Pjanic. Per gli altri bisogna accontentarsi dei momenti. La Juve dopo 10 giornate sembra ancora una squadra molto forte ma atipica, piena di piccole anomalie. A volte esce dal campo, come a Firenze. Altre volte sembra che il risultato le interessi poco, come con Lecce e Genoa, lo stesso Bologna. Forse più che i suoi 26 punti fa più notizia l'unico di vantaggio che ha sull'Inter. È questo lo strano.